Ma come ho appena detto, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, comunque guardando anche il risultato dell'Entella, usciamo da qui con un punto. È stata una partita abbastanza bruttina, diciamo, era una squadra comunque, stavano tutti dietro, era difficile trovare spazi. Come ho detto, speravamo di trovare un gollettino su qualche calcio d'angolo, qualche palla inattiva, non ci siamo riusciti, però andiamo via comunque con un punto. Il difensore, per la seconda partita consecutiva, non avete subito gol, nelle ultime tre un solo gol che ha subito con Lorghe. Insomma, Pescara dietro, insomma, le cose le ha aggiustate. In avanti si va un po', diciamo, di intermittenza, perché ad Olbia, al di là della vittoria, comunque c'erano stati dei problemi nel costruire occasioni da rete. Oggi nel secondo tempo il Pescara non ha mai tirato il porto. Sì, comunque in linea di massima un Pescara che comunque ha fatto diversi passi in avanti, poi ci sono partite dove riusciamo a trovare il gol, dove con più facilità, partite meno, come Olbia, come oggi, però comunque penso che il Pescara abbia fatto grandi passi in avanti. Gli acquisti di gennaio ci stanno dando una grande mano, anche i tre centrocampo. Come ho sempre detto, io sono abbastanza soddisfatto dei miglioramenti che stiamo facendo e che spero continueremo a fare da qui alla fine. Senti Gianmarco, scusa, ti ha ammonito subito, ti ha condizionato un po' la partita, salti la prossima, però tutto sommato l'occasione più importante la fatta intera, ma l'ultimo con un miracolo di Sorrentino che è stato, ha gelato davvero la schiena di tutti quanti. La difficoltà maggiore è stata solamente quella di non trovare gli spazi, o anche voi da un punto di vista forse mentale, quindi non vi aspettavate tutta questa chiusura dietro? No, ma non abbiamo trovato delle particolari difficoltà, almeno noi difensori, perché comunque la vera difficoltà era quella, appunto, che non c'erano spazi, perché portavano tutti e tre gli attaccanti sotto il centrocampo, era veramente difficile trovare spazi, e quindi per me, per la visione che ho avuto io oggi della partita, la vera difficoltà è stata appunto quella di giocare, perché era una squadra che stava tutta dietro ed era veramente difficile. Poi il resto non penso ci sono state particolari difficoltà, se non qualche pallone buttato avanti, qualche cosa, insomma, non allenata, diciamo, da parte loro. Prima di questa partita ne mancano sei, dobbiamo cercare di vincerle tutte e sei. Oggi è arrivato un pareggio, ora ce ne sono cinque, considerando il passo falso dell'Entella, poi bisognerà vedere che farà il Cesena lunedì. Insomma, per il terzo posto bisognerà cercare di non sbagliare più. Sì, siamo in un momento della partita, dove, del campionato, dove arriva in questo caso al terzo posto una delle tre che sbaglia meno da qui alla fine. E ci aspettano partite comunque difficili, magari molte se le giocheranno come il Teramo, stando dietro, e dobbiamo cercare di trovare la chiave giusta e per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello del terzo posto. Poi da qui alla fine vediamo cosa succede anche. Ultima cosa, tu avevi avuto qualche difficoltà all'inizio di stagione, insomma, come un po' anche quei compagni di reparto, in questo girone di ritorno, già da diversi mesi stiamo vedendo un ingrosso leader di questa difesa. Penso, come sempre ho detto diverse volte, siamo una squadra per il 90% di giocatori nuovi, allenatore nuovo, moduli nuovi, la maggior parte di noi non ha mai giocato insieme, quindi era normale aspettare un po' per tirar fuori il meglio di ogni giocatore. Penso che alla lunga comunque si stia vedendo il valore di ogni giocatore, a parte me comunque, perché comunque, come ho detto, non è semplice iniziare subito bene con giocatori che non è mai condiviso spogliatoio, campo, allenamenti, quindi è una cosa che arriva graduale, secondo me, ed alla fine penso stia arrivando. Un peccato anche perché vi hanno seguiti in tanti. Sarebbe stato bello poter Sì. Con 700 persone. Sì, oggi erano veramente in tanti, è stato un piacere vederli arrivare, vedere la curva piena. E peccato, sì, perché sarebbe stato bello esultare insieme a loro. Purtroppo è andato così, indietro non si può tornare, quindi andiamo avanti e speriamo che il pubblico ci darà lo stesso supporto anche alla fine. Grazie.